Bentrovati amici da casa, siamo dalla piazza di Assisi, vi parliamo da qui per questo speciale di Block Notes di approfondimento. Vi racconteremo un Francesco, ecco, attraverso un evento che si è svolto qui ad Assisi con il cuore qualche giorno fa, nel quale ha visto protagonisti tanti artisti che in nome della solidarietà e del prossimo hanno messo la loro voce a disposizione. Abbiamo intervistato loro, abbiamo ecco, anche voluto portare le loro testimonianze anche di fede qui nella città del Poverello. E in più abbiamo raccolto altre testimonianze e la voce autorevole di Padre Enzo Fortunato, il quale ci ha parlato anche dei progetti che quest'anno saranno realizzati, grazie anche alla raccolta fondi che ogni anno da circa 16 anni viene svolta qui nella città di Assisi con la collaborazione di tanti artisti e anche della musica. Allora vogliamo proporvi queste interviste, queste immagini realizzate per voi. Siamo davanti alla sala stampa del Sacro Convento di Assisi, dove è in corso la conferenza stampa tenuta dal direttore Padre Enzo Fortunato e dal conduttore Carlo Conti insieme ad altri artisti. Ma ascoltiamo l'intervista che abbiamo realizzato per voi a Padre Enzo Fortunato e a Carlo Conti. Di immettere pace nel circuito esistenziale ed economico del nostro paese. Lo possiamo fare con un gesto. Poi trovate anche tutte le informazioni sul sito, sì, San Francesco Nostre Porte, e non arriva no a fine mese, ma a fine giornata. Il dramma davvero di tanti italiani che non riescono, causa il dramma del lavoro, causa a volte anche le separazioni, quando i papà non riescono più a far fronte alle fatiche a sostenere un'altra famiglia. Davvero sta diventando tutto così difficile. Carlo Conti, quest'anno la rivediamo al timone di Con il Cuore, decimo anno. decimo anno Con il Cuore. E cosa le attrae del progetto e soprattutto San Francesco e questi luoghi cosa hanno portato nella sua vita professionale e personale? Ma sai, io sono cresciuto con i cappuccini di Firenze, la parrocchia di San Francesco e Santa Chiara a Montughi, quindi la mia formazione, prima comunione, cresima, è stata creata dai francescani e quindi ha un'importanza notevole la figura di San Francesco, soprattutto per questa voglia di dare agli altri, magari non facendolo sapere per forza. Poi ci sono occasioni come questa, 10 anni fa i frati del Sacro Convento mi chiesero di condurre questa serata e così è nata questa collaborazione che va avanti da 10 anni ed è una serata di un evento, ormai è diventato un evento televisivo di Rai 1. Noemi, sei a San Francesco, ad Assisi, con il cuore. Quanto cuore ci vuole nella musica per essere vicino agli Ah, ce altri? ne vuole tanto, ce ne vuole, ma deve essere una cosa inizialmente inconsapevole, no? Perché la musica ci permette di farci capire dagli altri in una maniera in cui magari nella vita normale, no, non saremmo capaci. Quindi ce ne vuole tanto, poi quando uno capisce qual è il proprio, no? Il proprio modo, è un'inconsapevolezza consapevole. San Francesco ha scritto il Cantico delle Creature, no? Sì, E quindi anche lui, diciamo, è autore e si è lasciato ispirare anche dal mondo che lo circondava. Quanto è importante per voi artisti che nella musica si racconti la vita di ogni giorno? Ma è importante perché nella vita raccontiamo noi stessi, raccontiamo quello che vediamo, non si può prendere, non si può prescindere da quello che ci circonda. Infatti più si vive, più si scrive. E quello che è importante fare è vivere per poterla raccontare, magari in una maniera in cui tante altre persone non sarebbero capaci, no? Magari però ascoltandolo potranno dire: caspita, mi è successo anche a me. La musica è un veicolo molto potente, ma l'arte in generale è un veicolo molto importante per riuscire a fare qualcosa
di concreto per gli altri. Per esempio, la prima cosa che mi viene in mente è la nazionale cantanti, per dire. Insomma, la nazionale sono già 30 anni che fa quello che fa con grandissimi risultati. Io ne faccio parte e tutti i musicisti si mettono insieme per creare degli eventi i cui proventi vanno tutti quanti a favore di cause molto nobili. Quindi la musica può e la musica deve fare qualcosa per gli altri. La tua storia viene da un'esperienza di amore e anche di ritrovo di te stesso, no? Quanto nelle canzoni sei riuscito a mettere tutto questo? Beh, ogni mia canzone parla di me fondamentalmente, perché sono tutte canzoni autobiografiche e quindi tutto quello che ho vissuto io lo metto nelle canzoni, è giusto che sia così. Ma quanto è importante la musica come sostegno per gli altri? È importante quello che fai attraverso la musica, per esempio la musica che creo, la musica che porto in giro, i messaggi che porto in giro sono un mezzo per esprimere l'amore che ho dentro, l'amore che cerco di regalare agli altri quando ci riesco, nei momenti in cui mi sento più forte. Ovviamente ci sono i momenti in cui mi sento una persona molto debole e fragile e dei momenti in cui mi sento invincibile. Non lo so da che cosa dipende, ancora devo capirlo, sono ancora giovane per questo. Però so solo dirti che ogni volta che mi sento forte di quello che sto facendo e di quello in cui credo, allora regalare questa forza alle persone che mi stanno intorno, non soltanto a quelle che amo, ma anche a quelle che posso amare, è la sensazione più bella del mondo. Almeno pensarci e pensa. Se vai lontano scrivimi, anche senza mani scrivimi. C'è bisogno di spiritualità oggi? Tantissima, uno si dovrebbe alzare la mattina e chiedersi perché siamo ancora qua e ringraziare. Allora insieme a San Francesco, ecco, vogliamo lanciare anche noi un messaggio d'Assisi, quello che ha lanciato lui circa 800 anni fa, un messaggio di amore e di solidarietà. Assolutamente, anche perché questa manifestazione, insomma, lancia questa idea, no? di essere solidali appunto con questa iniziativa molto importante, per cui la solidarietà deve essere sempre al centro di tutto. Sono qui con Nino Frassica, con il cuore, San Francesco d'Assisi, molto conosciuto. Vi dicevo prima, non sono Don Matteo, sono Don Maurizio. Ecco Nino. Noi siamo qua in zona. Nino, sì. Quanto è importante oggi riuscire a trasmettere un valore come quello della solidarietà? Questo, diciamo, è sempre, da quel mondo in mondo, sempre. Ma in questo momento basta guardare il telegiornale, capiamo quanto veramente c'è bisogno. Voglio farti una domanda. Tu nel film, nella fiction di Don Matteo, hai come punto di riferimento un sacerdote. Quanto è importante oggi una figura spirituale nella propria vita? Come Don Matteo ne vorremmo tanto. Infatti il successo è anche per quello, perché Don Matteo è il prete che tutti vorremmo. E quindi viva Don Matteo! Viva la Chiesa. La musica e la solidarietà che camminano insieme, quanto è importante oggi trasmettere questo valore? Beh, sicuramente è un valore molto importante, però noi cantanti abbiamo un dovere ancora maggiore, nel senso che siamo rappresentanti appunto della musica, siamo rappresentanti di alcuni messaggi, come in questo caso essere solidali e cercare di fare il bene per il prossimo. San Francesco ha scritto il Cantico delle Creature, sì. Lo ha inciso a San Damiano, quindi è anche autore. Quanto è importante per un musicista lasciarsi ispirare anche dalla creazione, da ciò che lo circonda? Beh, secondo me è molto importante, perché tutto quello che noi abbiamo intorno, dagli animali ai paesaggi, il cielo, le nuvole, una nottata particolarmente stellata, questo è il creato, è la cosa più bella. Quindi spesso noi artisti ci lasciamo cullare e ispirare da tutto quello che c'è intorno, ecco. Siamo con Don Marco Pozza e Don Davide Banzato, i sacerdoti che questa sera saranno sul palco di Con il Cuore, anche loro porteranno le loro testimonianze. Li conosciamo bene, Don Marco Pozza e anche Don Davide. Vorrei partire proprio da Don Marco facendoti questa domanda. Ecco, tu che vivi nel carcere di Padova e devi tutti i giorni trasmettere la fede
a uomini che l'hanno persa, ecco, qual è il modo più giusto per parlare al loro cuore? Beh, innanzitutto non so se la fede l'hanno persa loro oppure se io sono stato mandato in carcere per riscoprire la bellezza della mia fede, quindi è un po' il principio dei vasi comunicanti, no? Di conseguenza fare il parroco in carcere significa fare un'esperienza meravigliosa, perché guardare la storia dal basso produce un effetto che se tu la guardi dall'alto è un effetto totalmente differente. Di conseguenza il mio tentativo, lo scopo della nostra presenza non è quello di convertire nessuno, ma è quello di essere un piccolo segno che richiami un grande sogno, che è quello di Dio, che dentro al cuore dell'uomo ci sia la felicità. Di conseguenza può capitare che a volte sia il prete che fa il catechista a qualche detenuto, ma il più delle volte capita che siano i detenuti con le loro vite frastagliate, con le loro storie massacrate, che raccontano al prete qual è la grandezza di un Dio che li va a cercare laddove l'uomo li ha confinati, per cercare di scommettere anche sulle loro fragilità. Don Davide, invece, tu vivi l'esperienza di una povertà diversa, una povertà che è alle periferie anche tante volte della vita, quale la morte interiore, quindi la droga, l'alcol, e il più delle volte persone che perdono proprio l'orientamento della vita. Ecco, come si fa a recuperare queste persone, a riportarne la dignità che gli spetta? Beh, sono in realtà ambiti anche molto simili, quelli sì, con Marco, che condividiamo, e sono ambiti in cui di fronte ci troviamo delle persone. E mi è piaciuto quello che ha detto, perché è l'esperienza che anch'io faccio. Sono appena tornato dal Brasile, no? In mezzo alle favelas, in un posto dove io ho sentito fortissimo sempre Dio, e l'ho sentito nella povertà estrema, in una bambina in favelas che non ha niente, in una casa di fango, e mi regala le uniche cose che ha, che sono le sue gomme da masticare, un pacchetto di gomme. Si va dai poveri, e andiamo da loro, ci accolgono e hanno l'acqua per l'ospite. Allora, piccoli segni in cui sempre veramente Dio ti rimette al tuo posto e ti ricorda che andiamo a evangelizzare, ma poi è il povero che ci evangelizza. È quello che Marco ha detto, e anch'io lo sperimento. Forse anche il senso di questa serata. Noi non è che faremo carità, noi facciamo quello che siamo chiamati a fare, che fosse anche un atto di giustizia, ridare agli altri ciò che gli spetta. Anche un Tommaso d'Aquino lo diceva, che se uno ha bisogno e prende, certe volte, se veramente per sussistere in una sua questra 106, in realtà prende quello di cui ha necessità. Forse dovremmo ripartire dal fatto che la povertà fisica è un peccato sociale, reale, che oggi c'è, e siamo tutti responsabili, dobbiamo imparare a spogliarci di qualcosa. Hanno chiamato forse due sacerdoti impegnati in realtà diverse, concrete, a parlare di questo, per dare un piccolo segno anche di esperienza. Io penso che con Marco parliamo di esperienza, siamo in cammino. Io ho incontrato questa realtà che è Nuovi Orizzonti tanti anni fa, grazie a Chiara Mirante, che ha iniziato ad andare in strada, e lì ho trovato un Vangelo vissuto che mi ha portato a incontrare Dio. E come ha detto anche Marco prima, oggi rincontriamo nei poveri, che siano in carcere, che siano in strada, che siano in una favela, rincontriamo Dio. Questo è il senso. Si conclude qui la puntata di approfondimento dello speciale di Block Notes da Assisi, dove vi abbiamo voluto raccontare, attraverso l'evento Con il Cuore, quella che è ancora oggi la mano di Francesco verso i poveri e verso i bisognosi, soprattutto lì dove, ecco, i francescani portano i loro progetti in tutto il mondo, aiutando anche il prossimo. Vi salutiamo ringraziandovi di averci seguito.